Dovete sapere che io sono un avido lettore di giornali cartacei. Da quando ho iniziato la mia carriera giornalistica cerco sempre di stare sul pezzo, con la politica locale e nazionale. Ora ragazzi, non fraintendetemi, per quanto io legga molto, rimango un coglione per natura. Infatti sono spesso colpevole di scegliere le mie testate preferite non in base alla fattualità o professionalismo dei loro redattori, ma dai titoli più osceni e offensivi. Infatti tra i miei giornali più comprati c'è il quotidiano fondato da Vittorio Feltri, Libero. Secondo me, se mi mettessi in malattia per una settimana, la redazione si dimezzerebbe per coprire le perdite causate dalla mia assenza, il che sarebbe un grandissimo peccato, perché sì, Libero è noto per pubblicare articoli del cazzo, ma bisogna ammettere che sono scritti molto bene, sono scorrevoli e spesso sono anche condivisibili. Un esempio è questo articolo in cui mi sono imbattuto l'altro giorno, firmato dal vice direttore Pietro Senaldi, che oggi voglio leggervi. Quindi mettetevi comodi, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Proviamo ad arrivare a 35 like e 10 commenti anche oggi. Detto questo, partiamo subito con il roast più spudorato del 2023 finora. L'articolo si intitola La sinistra alla canna del gas. I dem comunisti ripartono da speranza. Promette bene. Compagni dai campi e dalle officine, voi non ci siete più, ma in compenso è tornato l'ex ministro Speranza, con un discorso che rilancia il PD indietro di 70 anni. Solo che il comunista in versione 4.0 non ha i baffi, ma neppure la simpatia e l'umanità del prototipo stilizzato da Guareschi. L'ex scissionista dem, già fondatore di Articolo 1, ha poco più di 40 anni, ma sentirlo parlare pare il nonno di Bersani, un grigio antenato di Landini, un Bertinotti privo di verve e cultura. Vive in un altro tempo, tant'è che evoca i tempi bui del fascismo come fossero realtà d'oggi. È forse finalmente la prova inconfutabile che il Covid può avere effetti sui neuroni, estraniandoti dalla realtà come nessun lockdown ha fatto mai. L'immemore vaneggia di unità della sinistra, spiegando che è una scelta moralmente e politicamente obbligatoria, scordandosi di aver contribuito per primo a frantumarlo. Il PD, andandosene quando il partito era al 40%, dopo essere arrivato terzo su tre alle primarie. Cercava la sua via più a sinistra, ma si è trovato sorpassato da Fratoianni e Conte, perché per fondare un partito non basta avere un padrino come D'Alema alle spalle e una lettera di raccomandazione di Bersani. Servono anche carisma, idee e possibilmente una visione del mondo proiettata in avanti e non all'indietro. Speranza chiede un momento di serietà, ma per non scoppiare a ridere nel sentirlo bisogna essere stati almeno un funzionario della Germania dell'Est. I suoi discorsi sono la retorica del nulla, probabilmente fa sempre lo stesso dai tempi dei collettivi studenteschi, che lui, però, anagrafe alla mano, ha iniziato a fare quando il muro di Berlino era già crollato da un pezzo. D'altronde l'uomo è uno spot dell'arretratezza, chiede ai piddini che lo riaccolgono per dovere, con scarso entusiasmo, coraggio per ripartire. Lui intanto ne dimostra molto presentandosi come valore aggiunto, anziché nella sua dimensione di superstite di una catastrofe politica, quel che è stato il governo giallo-rosso. Ma perché ragionare così tanto dell'ex ministro che è destinato almeno per un po' a rimanere ai margini? Perché se il probabile vincitore della corsa alla segreteria, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha dovuto dichiarare di essere orgoglioso del suo passato comunista, è solo in quanto per scalare la sinistra, ancora oggi, nel 2023, bisogna essere disposti a baciare la pantofola di Speranza e di quelli come lui. Il comunismo, o comunque qualcosa di rosso, ottuso e tremendamente antico, sopravvive nel DNA del Partito Democratico. È quello che ha costretto Enrico Letta, ringraziato per la prima volta sinceramente dal partito solo sabato scorso per aver lasciato il timone, a suicidarsi politicamente nell'estate scorsa, perdendosi il voto della sinistra progressista per inseguire i grillini. Ma parliamo dei possibili successori. Sono attese scarse chance per Cooperlo, brava persona che seriamente si sta ponendo il problema di dove deve andare la baracca, e per De Micheli, che ha il difetto imperdonabile di avere le idee chiare e voler fare una volta di testa sua. Il nostalgico Bonaccini, segretario Dem, è la cosa più augurabile per la sinistra e anche per il paese. Se infatti vincesse Elie Schlein, ci ritroveremmo con un cocktail di comunismo, cretinismo, femminismo e ideologismo LGBT, che in confronto ai talebani che abbatterono accannonati i Buddha millenari scavati nella roccia in Afghanistan sono gente illuminata. Ma non tutto il male torna per nuocere, finché tra i Dem ci sarà gente come Speranza, nel centro-destra
destra ci sarà una speranza per tutti di andare al governo e restarci a lungo. Fantastico, le vere perle di saggezza del giornalismo italiano. Vedere quello sfigato di Speranza venire cotto come un girarrosto in questo modo mi porta ad avere reazioni incontrollabili. Oltre a questo ho molto da aggiungere, tipo pensieri e critiche riguardo il giudizio di Senaldi. Per questo ho fatto una seconda parte a questo video, in cui mi addentro nel merito del testo, le sottigliezze del linguaggio e soprattutto la fattualità di ciò che ha messo nero su bianco. Ah, poi naturalmente vi dirò la mia su Speranza. Se vi può interessare, l'unico modo per accedere a questo contenuto extra è diventare membro del canale. Esatto, oggi ci svendiamo. Per solo un euro al mese diventerete i più fighi del canale e avrete accesso a una bacheca esclusiva, dove pubblico sondaggi e post riservati. Ci sono anche degli sticker, se avete il portafoglio pesante potete inoltre diventare VIP per 5 euro per poter usare GIF, aggiungermi sui social, vedere i miei video in anticipo ed essere trattati come dei boss nella sezione commenti. Se non vi va di abbonarvi, mettete mi piace e commentate, apprezzo comunque. Detto questo vi lascio, spero che il prossimo video sia veramente qualcosa di storico. Alla prossima!